Un anno di Papa Francesco, simbolo di semplicità e tenerezza, un uomo che è riuscito appena in un anno a far innamorare la gente, gli indigenti, di Cristo e della sua Chiesa. Una Chiesa povera, tra i poveri, in uno stile nuovo di evangelizzazione. Bergoglio si è collocato nella continuità di Giovanni Paolo II, portando lo stile argentino di Benedetto XVI, un linguaggio così semplice e allo stesso tempo diretto, capace di colpire al cuore fino a riportare la speranza e la pace nel rispetto della giustizia. Toccanti, significative e piene di dolore, le sue parole qualche mese fa sullo scandalo della Terra dei Fuochi e il dramma dei profughi. Mi viene la parola vergogna. L'Irpinia attende con gioia la sua venuta a Montevergine. Tantissime le comunità parrocchiali della diocesi di Ariano-Irpino-Lacedonia che hanno avuto modo di incontrarlo da vicino a Roma. Campania festa ovunque. Qui siamo a Flumeri, dove l'emozione della comunità guidata da Don Claudio Lettieri è molto forte. È ancora viva l'emozione della nostra partecipazione come comunità parrocchiale. Hai detto bene, eravamo presenti con tre pullman, circa 150 persone. A questo grande evento, ma direi ancora di più, questo dono dello Spirito Santo che ha fatto alla Chiesa universale. Papa Francesco è riuscito subito ad entrare nel cuore della gente. Sì, inizialmente ciò che colpisce di Papa Francesco sono i gesti, i segni, no? Ma poi se andiamo al di là dei gesti e dei segni, colpisce ciò che dice, lo vive in prima persona. E il suo vivere è proprio un vivere nell'umiltà, nella semplicità, e direi anche nella povertà. E non a caso ha scelto il nome di Francesco. Servo di Dio, santo di Dio, ma direi ancora di più il poverello d'Assisi. Chiesa aveva bisogno di un uomo così. Aveva bisogno, ha bisogno di un uomo così per poter ancora di più annunciare il Vangelo. E il Vangelo per essere autentico richiede anche testimonianza. E questo nostro Papa ci sta veramente invogliando ad innamorarci del Vangelo nella semplicità e nell'umiltà. E vediamo che tutti, ecco, partecipano, tutti sentono questo bisogno, ecco, di Cristo nella propria vita come Papa Francesco. È stata un'emozione grandissima vedere il Papa da vicino, anche se quel giorno pioveva. Pioveva tanto, tanto, ci siamo bagnati, però siamo stati felicissimi di trascorrere una giornata a Roma insieme al Santo Pontefice. È stato un momento emozionante. Emozionatissimo e subito abbiamo capito che era un pastore che proprio ci seguiva, ma con lo sguardo, con le sue parole, subito è stato penetrante, penetrante che ci ha coinvolti tutti e vogliamo ancora ritornare a vederlo. Io sono ritornata un'altra volta ed è stato emozionatissimo. Il Papa è una cosa che ti affascina, ti trasmette pace. Per me è una cosa, la prima e anche la seconda volta. La seconda volta ho avuto l'occasione di vederlo più da vicino e in quel momento sono rimasta pietrificata, diciamo. Volevo fare una foto col cellulare e non ci sono riuscita perché mi ha affascinato troppo. È stato bello per noi perché abbiamo visto il Papa da vicino, ci ha toccato con le mani e anche lui è stato sempre presente nonostante la pioggia. Ha fatto il giro di tutta San Pietro, diciamo, di tutta la piazza. E poi la cosa più bella è che abbiamo visto anche tutte le confraternite perché oltre noi siamo arrivati col parroco, 5 pullman quel giorno e tutte le confraternite con la nostra confraternita della chiesa di San Rocco. Fa parte insomma, del nostro paese e poi pure tutte le confraternite di tutta l'Italia. Abbiamo visto tutte le processioni, il Papa è stato sempre presente. È stato troppo bello ed emozionante. Grazie anche al nostro parroco che Ci fa ci guida vivere questi sempre e ci fa momenti. vivere questi momenti belli.